Salve a tutti amici di Orologiaio, ben ritrovati sul canale, sono Federico e oggi siamo qua per vedere insieme il trailer del nuovo film della Disney Raya e l'ultimo drago. È stato rilasciato ieri, ma non ho avuto tempo di registrare action, quindi lo vedremo insieme adesso. Partiamo. Tipo Rey di Star Wars o mio Dio, merchandising. Ti piace questo merchandising? Tuk, concentrati. Quella zampa? Ti giro io. Wow, comunque con il dettaglio grafico siamo ad altissimi livelli, cioè. Da quando sono nata mi addestro per diventare guardiana della gemma del drago, ma il mondo è cambiato. Raga, ma è palesemente Rey di Star Wars, non vorrei dire niente. E i popoli sono divisi. Ora, per ristabilire la pace, devo trovare l'ultimo drago. Il mio nome è Raya. Oh mio Dio, il merchandising è stato completamente distrutto. L'hanno. Allora, parliamone perché è veramente fighissimo. È spettacolare il combattimento che ci hanno mostrato, è veramente da altissimi livelli a mio parere. Non so se qua Disney vuole provare a reinventare quello che hanno fatto finora o stanno semplicemente cercando di fare una cosa simile ad Oceania. Sicuramente non è Frozen. L'avete visto, si è mostrata una scritta con dei creatori di Frozen. Secondo me non è assolutamente Frozen, è qualcosa di più epico. I combattimenti sono bellissimi, un attimo voglio rivedere alcuni dettagli. Cioè. Per ristabilire la pace, trovare l'ultimo. Poi anche veramente il dettaglio grafico, siamo ad altissimi livelli, siamo arrivati forse a livelli della Pixar. Cazzata, non ci siamo a livelli della Pixar, ci stanno arrivando. E niente, grandi aspettative per questo film, non vedo l'ora che esca, non ho ancora capito se. Sì, uscirà al cinema direttamente e non su Disney Plus, da quello che c'è scritto. Mi piace, mi è piaciuto davvero, lo giuro. Quindi ragazzi, se anche, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo trailer che abbiamo appena visto. Vi saluto, vi ricordo di seguire il mio profilo privato e ovviamente anche quello della mia amici di Orologiai giù sotto in descrizione. E, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like al video. Ciao!